Ciao a tutti! Oggi volevo mostrarvi ciò che mi hanno regalato per Natale, ovvero il G3 Ferrari Pizzeria Snaccheria Napoletana. Allora, innanzitutto volevo parlare un po' del fornetto, nel senso che per il G3 Ferrari troviamo due tipologie di fornetto per la pizza. Questa che è caratterizzata dal fatto che abbiamo due pietre refrattarie, perché con la pizza, per fare la pizza napoletana ne basta solamente una di pietra refrattaria, mentre per fare torte salate, dolci, tigelle, panini, piadine, eccetera, avete bisogno di due pietre refrattarie. Sì. E questa, che è la pizzeria snaccheria napoletana, ha in dotazione due pietre refrattarie. Padre. Mentre l'altra versione del G3 Ferrari ha soltanto una pietra refrattaria. Questa è la differenza principale tra le due. E noi abbiamo preso questa napoletana. Allora, innanzitutto dobbiamo tenere, prima di iniziare, dobbiamo mettere la temperatura tra il 2,5 e il 3 per circa 10 minuti, in modo tale che la pietra refrattaria sia bene, ben calda, anche perché contate che questo forno raggiunge i 400 gradi, in modo tale da avere una pizza napoletana, non dico al pari di quella che si mangia nelle vere pizzerie napoletane, però insomma ci avviciniamo. Allora, io intanto ho iniziato a dividere la pasta per la pizza, in questo caso in tre panetti, all'incirca da 200 grammi ciascuno. E questa, diciamo, che è la grammatura ottimale per avere una pizza che abbia più o meno questo diametro, che è intorno ai 31-33 centimetri, che è poi il diametro della pizza per il fornetto. E quindi questo è. E intanto aspettiamo che si riscaldi e poi prepariamo le pizze e vediamo come vengono. Allora, ma questo è Mary. Questa è la sana, la pizza. E poi questo è te. Della vista. Allora, questa è la zona che te la vita, no mamma. E poi Mary con me. A questa Luca. Questa è la mia Luca. Dai, questa sanamo. Ta-da! Come sono gonfiati? Spacca questa!